Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. La Fondazione Ermanno Casoli, insieme ad Elica, continua nella sua ricerca di possibilità di collaborazioni feconde tra l'arte e l'impresa. In occasione del 49esimo Salone del Mobile di Milano, la Fondazione, in collaborazione con Erika, ha presentato il progetto Les Denair dell'artista Andrea Nacciarriti, che ha collaborato con i tecnici di Elica Tech Lab, che è il laboratorio di ricerca e certificazione del gruppo industriale, dove l'artista ha effettuato una serie di esperimenti cercando di dare forma e concretezza a ciò che per natura è invisibile, di formalizzare e far diventare tangibile l'esperienza dell'aria. La cosa che mi ha interessato particolarmente, che mi ha fatto particolarmente pensare, è stato il fatto che loro, questi prototipisti, questi ingegneri, cercano di nascondere l'aria. Ho scelto di lavorare a maniera completamente opposta, quindi prendere l'aria come elemento immateriale, quindi questa sorta di vuoto che ci circonda, che poi in realtà è un po' la nostra pelle, però non la percepiamo. Il lavoro della fotocopiatrice non è altro che la riproduzione, se vogliamo, artificiale, artificiosa di una foto di Jeff Wall. Già di per sé questo è la citazione di un quadro di Hokusai. Secondo lavoro è quello più semplice, però anche quello più immediato su questa idea, insomma, di far diventare appunto l'aria qualcosa di concreto, di matericamente presente. C'è una ventola, anche in questo caso è una ventola presa da delle cappe, che al contrario appunto della cappa da cucina, invece che aspirare, emette un flusso di aria continuo. Questo flusso di aria continuo è sparato verso la parete e alla parete viene appoggiato un sacchetto di nylon ed è il sacchetto di forse la scena più bella del film di American Beauty, in cui ci sono questi due ragazzi che guardano questo video fatto amatoriale da uno dei due. E c'è questo sacchetto di nylon che al vento si muove, insomma, all'interno dello spazio attraverso il vento. E sì, ho deciso di bloccarlo, insomma, di fare questo gioco al contrario, ecco. Terzo lavoro è la ricostruzione a mo' di modellino, insomma, di plastico, se vogliamo, di una porzione di campo che viene spazzolata da una folata di vento, sempre prodotta attraverso ventole. In questo caso l'idea era quella di tentare di riportare sempre in questa situazione un po' più intima quello che succede poi all'aperto, insomma, in natura. Vederlo in una situazione naturale ha un certo effetto, trovarselo come modellino in un piccolo spazio, in uno spazio interno, anche piuttosto silenzioso, è tutt'altra cosa.
perde magari quella naturalità che ha all'aperto, però acquisisce in intimità, insomma, in qualcosa che forse ha più a che fare con la nostra interiorità, sì. E quindi diventa qualcosa di più, se vogliamo, privato. Per l'occasione del Salone del Mobile di Milano ho realizzato un gadget in edizione limitata, che è una pastiglietta che è sottovuoto e, aprendola, diventa una pallina. Si gonfia attraverso l'aria. Sulla pallina c'è scritto "You are air", proprio per dare questa idea di concretezza dell'aria. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look into.